Poi c'è una superstizione che mi pare della Russia. Dice che fino a quando la tua donna ti è fedele, tu, soldato, non sarai ucciso. Insomma, non posso contare su di te. Quelle immagini e quella lettera fossero il modo più semplice anche per spiegare cosa rende più fragile un uomo e una donna quanto può stare lontani e poter comunicare solamente attraverso queste poche lettere. Io parto da una vicenda singola di una donna di 96 anni, berlinese, che per la prima volta raccontava di essere stata una assaggiatrice Hitler. E il fatto di essere privilegiata la rendeva una complice di quel sistema, perché lei diventava una parte di un appunto meccanismo più grande di lei che la rendeva complice delle azioni. Le organizzazioni persiane hanno non soltanto la colpa di imprimere, hanno anche la colpa